Nella città per eccellenza del turismo pugliese, sabato sera si sono vissuti momenti di sconcerto e di indignazione. Qualcuno è entrato illegalmente nel sistema di filodiffusione, fatto impiantare dal comune per le strade del centro, e ha sostituito le melodie dei canti di Natale con un audio di tutt'altro genere, gemiti e sospiri a luci rosse. Le nenie natalizie avevano lo scopo di attirare clienti nei negozi e rendere il clima di Vieste più consono alle feste, ma d'improvviso la città è stata presa dal panico, con gente che si chiedeva da quale negozio provenissero i gemiti e mamme che tappavano le orecchie ai bambini. Ma era solo la filodiffusione comunale attaccata.